Benvenuti a casa, benvenuti in Puglia. Sono Filippo Perta, content creator pugliese doc. L'amore per la nostra terra fa sì che ogni giorno la porti sui social raccontando bellezze, aspetti sociali e culturali e tutto ciò che di bello ha offrire la mia amata Puglia. Oggi vi porterò con me in un viaggio lungo tutta la nostra regione. Partiamo proprio da qui, dai monti della Daunia. Saremo poi a Bari città e in provincia, a Gravina in Puglia. Dalle Murge arriveremo finalmente in Salento, a Lecce e poi a Maglie. Concluderemo il nostro lungo tour a Brindisi. Sarà un viaggio alla scoperta di un legame iniziato quasi 60 anni fa e che continua tutt'oggi. Un legame fra un'azienda e le persone del nostro territorio, che insieme ogni giorno diventano l'energia che cambia tutto. Partiamo? Come direbbero non qui, ma giù in Salento, l'Usole e l'Uientu sono assieme al mare due delle cose per cui la nostra regione è famosa in tutto il mondo. Edison li utilizza entrambi per produrre energia rinnovabile. Il cuore di questa produzione in Puglia è proprio qui in provincia di Foggia, dove troviamo più del 75% della potenza installata che Edison ha in Puglia fra eolico e fotovoltaico. Un'energia destinata a crescere, vero Massimiliano? Certo Filippo. Attualmente Edison in Puglia è proprietaria e gestisce impianti per una potenza installata di circa 200 MW. Ogni giorno lavoriamo ponendo al primo posto la sicurezza delle persone, costruendo valore aggiunto per il territorio che ci ospita. A breve partiremo con un cantiere fotovoltaico di circa 30 MW e ne abbiamo altri 43 autorizzati. Con queste nuove realizzazioni potremo dare energia da fonte rinnovabile a circa 500.000 persone, per intenderci a quasi tutta la provincia di Taranto. E non vi fermerete qui? Certo, infatti lavoreremo anche all'integrale ricostruzione di alcuni impianti eolici, sostituendo gli attuali aerogeneratori con altri più efficienti, riducendo il numero delle torri di circa il 65%. In questo modo potremo triplicare la produzione, diminuendo il nostro impatto sul paesaggio. Ci sarà un sacco di lavoro da fare. Eh sì, molto. Vieni, voglio mostrarti una cosa. Benvenuto nel nostro Training Center. Questo luogo nasce con lo scopo primario di formare le nostre persone che si occupano della gestione e della manutenzione dei nostri impianti eolici e fotovoltaici. Stiamo pensando di aprire questo spazio anche al territorio per raccontare come trasformiamo sole e vento in energia elettrica pulita. Abbiamo visto qui in provincia di Foggia come nasce l'energia di Edison. In città però questa energia prende già una nuova vita. Dallo scorso anno infatti Edison Next, la società del gruppo che accompagna città, aziende e territori nel percorso di decarbonizzazione e transizione ecologica, sta lavorando alla riqualificazione energetica dell'illuminazione pubblica di questa città. Il progetto permetterà alla città di Foggia di raggiungere nei prossimi 9 anni un risparmio energetico pari al 65%, riducendo le proprie emissioni in atmosfera di circa 2.600 tonnellate di CO2 all'anno. Ma questa non è l'unica città in cui Edison Next è impegnata. E un altro importante progetto sul quale sta lavorando Edison Next in Puglia è quello che coinvolge l'azienda ospedaliera universitaria del Policlinico di Bari. Buongiorno Claudio. Salve, salve. Ci racconti ciao, un ciao. Po' cosa prevede questa collaborazione con Edison Next? Certo. Edison Next, sulla base di un contratto settennale, garantirà le forniture energetiche sia al Policlinico che al Giovanni XXIII. Effettuerà anche la manutenzione degli impianti tecnologici, implementando dei sistemi di energy management che ci permetteranno di gestire in modo più efficace e consapevole tutti i consumi energetici dell'azienda. E non solo, giusto? Giusto. Edison Next realizzerà anche interventi di riqualificazione energetica sugli impianti termici, di climatizzazione
e sugli impianti di illuminazione di numerosi padiglioni ospedalieri. Non vi occuperete solo di pazienti e studenti, ma anche dell'ambiente. Certo, importantissimo. Difatti, tutti gli interventi sono mirati a una riduzione del 15,5% dei consumi energetici e di conseguenza della riduzione delle emissioni in atmosfera, valutate in circa 3.100 tonnellate di CO2 all'anno. Abbiamo visto una Bari nuova, sempre più sostenibile, ma non è finita qui. Fondazione EOS è la realtà attraverso cui Edison contribuisce alla creazione di valore sociale nei territori, migliorando la qualità della vita delle persone fragili. La Fondazione raggiunge questo obiettivo collaborando da un lato con le associazioni locali e dall'altro attivando la grande leva del volontariato aziendale. L'anno scorso, infatti, ha lanciato il progetto Good Idea, un concorso di idee per mezzo del quale le persone Edison potevano proporre progetti sociali da attivare sul territorio. Cristina, il tuo è stato uno dei progetti vincitori, ma come mai hai candidato la tua idea? Ho partecipato a questo bando fondamentalmente per due motivi. Primo, per unire le attività di volontariato e solidarietà sul territorio con la forza propulsiva della Fondazione EOS, con le sue risorse economiche e umane, e noi, colleghi e colleghe di Edison Bari. E poi perché volevo anche conoscere a fondo da dentro la Fondazione ed è stata un'esperienza molto ricca dal punto di vista sia umano che professionale. Per avviare questa iniziativa vi siete affidati alla collaborazione di un'associazione operante sul territorio, la Comunità di Sant'Egidio. Ma qual è il valore di questo progetto? Sì, con la Comunità di Sant'Egidio abbiamo attivato questa scuola di lingua e cultura italiana per immigrati, rifugiati e richiedenti asilo. L'obiettivo è quello proprio dell'integrazione di queste persone nella società e nel mondo del lavoro. Noi volontari e volontarie di Edison abbiamo affiancato gli insegnanti nell'accogliere gli studenti e poi accudivamo i figli, i bambini, per permettere proprio ai corsisti di dedicarsi esclusivamente alle lezioni. Abbiamo concluso il primo ciclo a giugno con una grande festa per la consegna dei diplomi e degli attestati e inizieremo in autunno un nuovo percorso base ed avanzato e siamo già pieni di idee e grande entusiasmo e carichi di questo percorso che ha arricchito tutti di grandi soddisfazioni. Edison Energia è la società attraverso cui Edison vende energia elettrica, gas e servizi al valore aggiunto a famiglie ed imprese. Una di queste imprese è Andriani, una realtà che ha la propria sede centrale nel territorio della Murgia pugliese ed è tra le più importanti a livello mondiale nel settore dell'innovazione alimentare. Andriani, al pari di Edison, si è dotata di un piano strategico di sostenibilità, con target collegati agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU. Filippo, raccontaci un po' quali sono gli asset della vostra politica di sostenibilità. Certo, nel 2020 siamo diventati società benefit e abbiamo identificato 5 aree su cui vogliamo avere un impatto positivo. Lavoriamo per rendere la nostra filiera il più possibile virtuosa e rigenerativa e ci occupiamo anche del benessere dei nostri consumatori, a quali offriamo un prodotto che sia il più possibile innovativo e salutare mediante un'accurata ricerca delle materie prime che siano naturalmente prive di glutine e ad alto valore nutritivo. Ci occupiamo poi dei nostri dipendenti, che sono il cuore pulsante dell'azienda, e rivolgiamo particolare attenzione anche al territorio in cui operiamo. Infine, siamo fortemente impegnati nella lotta alla crisi climatica mediante uno sforzo continuo atto a ridurre da un lato le nostre emissioni e dall'altro a efficientare l'utilizzo delle risorse, anche mediante processi circolari come per esempio la produzione di alga spirulina. Ed in questo Edison Energia vi dà una grossa mano, vero Filippo? Assolutamente. Abbiamo scelto di intraprendere questo percorso mediante una strategia integrata. Edison è il nostro fornitore di gas naturale ed energia elettrica e ci supporta in questo ambizioso percorso proprio grazie alla fornitura di energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili, certificata mediante il meccanismo delle garanzie d'origine.
Siamo inoltre quotidianamente impegnati ad autoprodurre in maniera sempre più efficiente e sostenibile l'energia di cui abbiamo bisogno nei nostri processi, grazie all'installazione di un impianto fotovoltaico su tutte le coperture dello stabilimento, un impianto di trigenerazione che produce in maniera simultanea ed efficiente energia elettrica, termica e frigorifera, e una caldaia a biomassa alimentata da scarti agricoli e monitori. Qui in Puglia, Edison Energia assicura i propri servizi a più di 200.000 famiglie. Edison vuole accompagnare i propri clienti nel percorso di transizione energetica, offrendo loro una serie di servizi utili per gestire in modo consapevole i propri consumi energetici, diventando al tempo stesso sempre più sostenibili. Per raggiungere questo obiettivo è attiva sul nostro territorio una rete capillare di punti fisici, che da un lato garantiscono ai clienti l'assistenza adeguata e dall'altro permettono alla stessa Edison di dare un contributo allo sviluppo della nostra imprenditoria locale. Francesca, da quanti anni collaborate con Edison e quali sono i servizi che offrite nel vostro store? Noi siamo attivi sul territorio da circa 40 anni e collaboriamo con Edison da 6. Qui dal lunedì al sabato con la nostra squadra diamo assistenza a chi è già cliente e illustriamo tutti i servizi a chi ancora non lo è e vuole diventarlo. Vedo poi diverse apparecchiature qui esposte, condizionatori, caldaie. Certo, non ci fermiamo solo alla vendita di contratti gas e luce, ma offriamo ai nostri clienti diversi servizi per rendere più efficienti le proprie abitazioni, come gli impianti di climatizzazione e di riscaldamento qui esposti. Non ci occupiamo solo della vendita, ma anche dell'installazione e dell'assistenza tecnica. So che la collaborazione con Edison non si ferma solo a questo, vero? Certo, nelle ultime settimane abbiamo avuto il piacere di ospitare qui da noi, per delle attività di formazione professionale, alcuni ragazzi della Scuola dei Mestieri dell'Energia, creata da Edison con Aforisma. A proposito, ti presento Nikita. Piacere Nikita, stavo proprio per raggiungere gli spazi dove fate lezione. Mi accompagni? Con piacere, andiamo. La Scuola dei Mestieri e dell'Energia ha l'obiettivo di formare i futuri artigiani e tecnici specializzati nel settore. Questa iniziativa nasce dalla collaborazione tra Edison e Aforisma, la più autorevole School of Management privata del Sud Italia. Il progetto è pensato partendo dalle necessità del territorio e offre opportunità professionali concrete presso Edison, i suoi partner e le aziende del network che operano nel settore energetico nella nostra regione. La Scuola dei Mestieri dell'Energia nasce quindi con l'idea di promuovere percorsi formativi, coerenti con le necessità delle imprese locali e quindi con le reali possibilità occupazionali. Nikita, in cosa consiste il vostro percorso? La Scuola dei Mestieri e dell'Energia ci ha offerto questa esperienza che unisce la formazione e il lavoro in un unico percorso. Tutti i percorsi infatti prevedono un periodo in aula con dei professionisti e un periodo di stage, di alternanza presso le aziende partner. Oh, guarda, è arrivato Samuele che qui l'anno scorso mi dà gli studi. Qual è stato il tuo percorso e di cosa ti occupi adesso? Ho scelto questo percorso perché sono stato attratto dalle opportunità che poteva dare quest'ultimo. Il percorso è stato molto interessante perché sono riuscito ad approfondire argomenti di mio interesse sia a livello pratico che a livello teorico. Ho avuto l'opportunità di svolgere la fase di alternanza presso un'azienda che si occupa del monitoraggio e della manutenzione di impianti fotovoltaici. Alla fine di questo percorso ho avuto l'opportunità concreta lavorativa appunto di essere assunto in questa azienda. Oh!
È stato un lungo viaggio, scusate, ma avevo bisogno di uno sit-a-turu. Però, prima di salutarvi, volevo raccontarvi un'ultima cosa. Abbiamo visto insieme come l'energia di Edison sta assumendo in Puglia diverse forme già da oggi. La nostra terra sarà coinvolta in nuovi progetti che favoriranno la transizione e la sicurezza energetica. La Puglia Green Hydrogen Valley, ad esempio, è un'iniziativa che attraverso l'idrogeno verde, prodotto quindi grazie a fonti di energia rinnovabile, renderà più sostenibile nel nostro territorio i processi industriali energivori e i trasporti pesanti. Edison, insieme ai partner Sosteneo e Saipem, per questo progetto sta lavorando in sinergia con le realtà territoriali, utilizzando ad esempio l'acqua depurata dell'acquedotto pugliese per la produzione di idrogeno. Edison è poi protagonista nell'importazione di gas, necessario per garantire la stabilità del sistema energetico nazionale. Attualmente, attraverso il gasdotto Transadriatico, la Puglia rappresenta la porta d'ingresso attraverso cui Edison immette nel mercato nazionale il gas acquistato dall'Azerbaigian. Una nuova iniziativa sociale, poi, sorgerà qui in Puglia grazie a Edison. A Foggia, in collaborazione con Fondazione Con il Sud e Banco dell'Energia, Edison realizzerà la prima comunità energetica rinnovabile e solidale del nostro territorio. L'impianto fotovoltaico donato da Edison Energia produrrà infatti energia sostenibile per il fabbisogno delle famiglie in difficoltà raggiunte dall'iniziativa. È incredibile accorgersi di come l'energia non si veda ma si possa toccare con mano quando si propaga intorno a noi, in tutte le sue diverse forme. Il nostro viaggio termina qui, ma la storia dell'energia che cambia tutto in Puglia continua. Forza camminare, ah, 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 diavolo fallo tropicare con una spina tra lo pedi, con la forza camminare.